Chiede riservatezza il procuratore capo di Frosinone Antonio Guerriero nell'incontro avvenuto in mattinata con i genitori di Thomas Bricca, il 19enne ammazzato ad Alatri nella serata del 30 gennaio scorso. Rassicura sullo stato delle indagini arrivate, dice il procuratore, ad una fase avanzata e conferma come il delitto si inserisca nell'ambito di contrasti tra due gruppi contrapposti. Possono stare tranquilli, io ho già rassicurati nell'incontro che abbiamo avuto prima, che la procura di Frosinone, ma anche le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, stanno facendo tutto quanto è possibile per individuare i responsabili. L'impegno è massimo. Voi sapete che è una partita che noi stiamo facendo. Se noi facciamo sapere ai responsabili dell'omicidio quali siano le nostre mosse, secondo voi gli diamo un vantaggio? Quindi, da parte mia, siccome abbiamo l'obiettivo di individuare i responsabili, questo vantaggio io non ho intenzione di darglielo. Parliamo solamente quando abbiamo cose davvero da poter riferire, non per uscire sui giornali. Non abbiamo nessun interesse a uscire sui giornali. Noi abbiamo un solo interesse, individuare i responsabili. La mamma di Thomas non si dà pace. La sua tranquillità dipende solo dal giorno in cui il colpevole o i colpevoli dell'assassinio di suo figlio saranno in carcere. No. Per niente, voglio vedere queste persone in galera, il posto che meritano. Sono stati individuati, lo so io, lo sa lui, lo sa tutto il popolo, lo sa pure tutta Italia fra un po'. E solo ci vogliono dei elementi per poter riportare avanti alla giustizia. Delle prove schiaccianti, così quando verranno presi dentro rimangono. Si sente fiducioso? Sì, tanto. Il procuratore è stato molto cortese e disponibile, ha rassicurato i genitori sul massimo impegno che stanno mettendo nel seguire questa indagine e nel cercare quegli elementi forti, importanti per poter fare giustizia per Thomas. Ha detto sto lavorando come se Thomas fosse stato mio figlio, quindi per far capire a Paolo e a Federica quanto impegno c'è tutti i giorni, sia da parte degli uomini dell'arma che da parte della procura.